Ciao a tutti da JGR Studio, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di un prodotto della Softube, il True Stereo Reverb, lo Tsar One. Nonostante l'aspetto esteriore richiami un po' le fattezze del Lexicon 480, o anche per chi è abituato all'aspetto estetico del TC Electronics, il True Stereo in realtà è un riverbero che non fa riferimento a macchine vintage. Non a caso contiene degli algoritmi completamente nuovi ed estremamente interessanti. Lo utilizzo spesso sugli strumenti musicali, ma anche sulla voce in alcune occasioni. In questo tutorial facciamo un giro attraverso i comandi, anche se come sapete non sono un amante dei preset, vedremo anche qualche preset già preconfezionato. I controlli sono intuitivi e semplici. Abbiamo, partendo da sotto, il pre-delay che si sincronizza automaticamente con la song, il time che invece fa riferimento alla lunghezza del delay, la densità, poi abbiamo il tono per avere un riverbero più scuro o più chiaro o verso la neutralità ed infine un filtro passabasso, ossia un taglio sugli alti che scende gradualmente fino a 200 Hz. In alto sopra troviamo le tre configurazioni large, medium e small per la grandezza della stanza di riverberazione, il controllo sull'early reflections, ossia le prime riflessioni, quelle che più interessano gli algoritmi del riverbero, il tipo di diffusione high, medium e low, la modulazione veloce, lenta o random, infine il controllo del dry e wet e il volume di uscita generale. Carichiamo ad esempio uno dei preset che troviamo riferiti alla batteria, infatti l'ho aperto come mandata in una batteria. Ascoltiamo il drum plate. E aggiustiamolo per creare una sorta di stanza alla batteria. Non tagliamo troppo gli alti. Come notiamo, il riverbero lavora in maniera assolutamente lineare, senza introdurre alcun tipo di sensazione digitale, quella che spesso ritroviamo in alcuni riverberi anche vintage. Proviamo adesso a caricare anche qualche altro preset, per esempio che abbia più o meno lo stesso effetto, quindi una drum room. Sentiamo. Sempre attraverso il time, senza, notiamo subito come i bassi diventano preponderanti. In questo caso possiamo applicare anche una tecnica storica chiamata appunto Abbey Road Technique per tagliare i bassi sul reverbero, ossia applicando un plugin di equalizzazione. In questo caso utilizziamo quello di Studio One. Questa è l'uscita del riverbero. Tagliamo un po' i bassi, lasciando i bassi naturali della batteria. Senza. Radicale. Questo per quanto riguarda il comportamento sulla parte di batteria. Vediamo le voci. Mettiamo con le... Limitiamo la mandata. Passiamo la batteria. Togliamolo. Sicuramente uno dei migliori riverberi attualmente in commercio di nuova generazione. E quindi proviamo ad inserirlo sulla voce. Don't we just call me?
ricordiamolo. Don't wait, just feel me. La riverberazione della stanza è eccellente e può essere appunto misurata. Dando presenza alla voce. I won't give up. Sentiamolo in solo sulla voce. Andiamo all'inizio. That time was great and I thought please trust me. Don't disappear. Wash away all your troubles. Facciamo caso proprio alle riflessioni laterali. In cuffia si sente meglio questo tipo di intervento. So I can just see what it seems. Ovviamente c'è un aumento delle S che possiamo limitare aggiungendo un deesser al riverbero. Ecco qua. Hide and disguise things that you would like to forget, waiting for a change that we can face together. You're not a leaf swept away by the Spero che questa recensione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!